Poi qui mi sa che sono rimasti i regalini. Niente, ti faccio, oh, vabbè, dei sample. Ci tenevo io, ecco, vabbè, dopo anni che vado anche lì a Orio, vabbè, per motivi vari, mi trovo molto bene con Alessandra, che non so se guarda i miei video. Boh, ciao comunque. Ecco, mi trovo benissimo con lei, carinissima, e anche, vabbè, il responsabile, poi quando ha visto Milo, dai, diciamolo che Milo appunto è carino carino, comunque lui si è innamorato anche lui, e anche lui gentilissimo, carinissimo da sempre, quindi anche lì ci tengono, ma prova questo o l'altro, io non sto mai a sfruttare queste opportunità. Comunque fatto sta che mi ha fatto il sample dell'HD, il fondotinta, ecco ci sono arrivato. Fondotinta, ecco, HD della Makeup Forever 128. Indubbiamente buono, niente da dire. E poi cercavo una buona. Non mi vengono le parole. Una buona cipria, però libera, in polvere libera. Quelle compatte così, no. Dicevo solo per finitura, siccome mi hanno fatto vedere, però quelle bianche che danno un effetto traslucido anche per fotografie, è tutto un. È tipo. Quando avevamo fatto vedere la fotografia di. Non mi viene il nome, l'attrice, non me la ricordo, che era uscita tutta bianca con delle macchie comunque biancastre, è perché lì avevano esagerato con quella cipria. Che è bianca, niente, un minerale bianco, però è super polverosa, nube di polvere. Boh, e allora niente, della Berminerals, ok, ce l'ho, Mineral Veil, ottimo, perché è un minerale puro, e quindi cercavo qualcos'altro di altrettanto valido. E gira e rigira, si va un po' a finire la grande mamma Dior. E quindi ho qua Dior Capture, che comunque è la linea, non è che solo la cipria si chiama Capture. Identifica la loro, adesso non è che me ne intendo esattamente, identifica la loro linea, comunque bellissima. Niente, un tocco di cipria adesso, vabbè, è inutile, non è che si veda nulla. È estremamente leggera, fine. Effetto proprio settificante, effetto non è opaco, il bello è quello, ma di certo non è un illuminante o non è perlescente, non è perlescente, non è traslucida, però è una cosa stupenda. Niente, adesso questo campioncino sporca un po', ovviamente. Bellissima, bellissima, quindi straconsigliata. Però stiamo parlando comunque di Dior, del top dei top. Basta, non mi dilungo di più. Ecco, ho ottenuto per ultimi i vari regalini perché, non so, forse lo dicevo in altri video, che quest'estate non avevano campioncini così. Allora, quando sono tornato, ho fatto vedere gli scontrini, ma subito. Poi quando hanno visto il compleanno subito mi hanno investito veramente di campioni su campioni, tipo la crema, la Primordial, che vabbè avevo già preso quella per occhi. Qua invece c'è il trittico Lancome, poi addirittura questo per scolpire gli addominali, vabbè, Clarins, poi beh, i soliti profumini più o meno buonini, ecco, sono arrivati. Poi mi hanno bombardato di Dior questi della nuova Hydra Life, praticamente la linea Hydra Life appunto, sia quello per gli occhi sia come che dicono, il sorbetto appunto per gli occhi e l'idratazione per il giorno energizzante, ecco. Comunque sono molto molto buonini, leggeri, ma idratanti, sono ottimi prodotti. E qua me ne sono andati a Iosa, li ho già regalati, come pure, ecco, altri profumi, cioè mi hanno dato un pacco
di profumi Givenchy, donna, uomo, quello intenso di tutto. Poi sempre da Dior, addirittura questo Rouge Dior Bracelet, e quindi si capisce che ecco la mia borsettina. Niente, un braccialettino, sinceramente pensavo meglio. Non ha chiusura, è così. E vabbè, è un simpatico braccialetto con questi ciondoli Christian Dior, e anche qua marchiato dietro, chiavi, chiavette, simboletti vari. Si arrotola un paio di volte, ok, ci siamo capiti. Va bene, un regalo. Poi mi sa che l'avevo già fatto vedere, forse, questa miniatura. Altro, questa me l'ha data proprio appunto Alessandra, del blu di Chanel, che mi piace abbastanza. E invece questo sono sicuro che è nuovo, anche perché è nuovo nuovo di profumino, il Davidoff Champion. E praticamente è quello che si presenta poi con il pesetto. Eccolo qua, un pesetto. E sono tutti così. Questo è ovviamente in miniatura, gli altri invece sono nuovi, sono in argento. Questo non so perché è tutto nero. E è veramente un buon profumo. Questo lo stavo puntando e mi è andato la miniatura. E niente, adesso ho finito. È solo volevo far vedere un acquisto di H&M, che però mi dicono non dire H&M, di H&M. Vabbè, ok, ci siamo capiti. Ho provato a prendere queste ciglia finte, ma insomma, le ciglia finte economiche mi sa che sono tutte orripilanti. Però vabbè, costano talmente poco che comunque a vederle sono belline. Direte sei scemo anche con le ciglia finte, però vabbè, studieremo il da farsi. Mia mamma no, non le vuole assolutamente, neanche per la sera. Sì, si lascia truccare tutto, però non sconfina nella po' cretinaggine. Dato che dice no, una certa età, no, non posso più, ma no, il papà. Allora vabbè. Ma sì, ma giustamente. Niente, l'ultima cosa, mi hanno fatto poi il regalo di compleanno vero e proprio, ecco, è vero. Praticamente della Collistar, la pochette, non la faccio neanche vedere perché l'ho direttamente eliminata. Era terribile, faceva venire il mal di testa. Era fucsia con l'incrocio di fibre, una roba di mal di testa. Comunque vabbè, c'era dentro la miniatura della crema, praticamente è quella che usa mia mamma, quindi gliel'ho subito regalata. E poi il Talasso Scrub che ho qui in mano, anche qui non è proprio la miniatura che c'era dentro, ma è questa, che non è, come vedete, la confezione grande, non è la full size, come nemmeno questa era. Niente, anche qui niente a che vedere, anche se dice oli essenziali, sali, esfolianti, rivitalizzanti, tutto il corpo, però quando arriverò a farvi vedere i sali del Mar Morto, più che altro dovete provarli quando li trovate negli stand, bancarelle, centri commerciali, quello è in assoluto il top degli scrub. Basta, tutto qua. Vi saluto da Hollywood. Ciao, alla prossima. Ciao.